Vice Sindaco, brucia ancora Teramo, questa volta con le minuccia. Qual è la situazione allo stato attuale? Questi ultimi due fini settimana, quello del 15 d'agosto e questo del 23 e del 22, sono due fini settimana importantissimi sotto il profilo degli incendi. Da ieri pomeriggio intorno alle 3:30-4 è interessato solamente una zona di Colle Minuccio. Io ero a casa, si è incominciato a sentire la pozza di bruciato verso le ore 16. Abbiamo sentito le camionette dei Vigili del Fuoco salire, quindi sono venuto a vedere. Il fuoco è partito dalle zone di Colle Minuccio fino in nottata, si è steso tutto per tutto il fosso di Cartecchio. Ieri sera siamo riusciti, grazie anche ai Canadair, a procedere a dei lanci per lo spegnimento, perché ovviamente oggi come oggi lo spegnimento di un incendio per questa tipologia di incendi di bosco, sottobosco, serpaglie si fanno principalmente con i mezzi aerei, quindi la disponibilità di un mezzo aereo può rappresentare l'immediata conclusione o quantomeno il principio di concludere un intervento di incendio. Ci sono state difficoltà in tal senso nel reperire mezzi aerei? Le difficoltà sono legate al fatto che nel territorio nazionale siamo praticamente circondati da incendi anche più importanti come quello che c'è stato ieri a Lanciano e che ha rappresentato danni importanti per la società abruzzese, se non solo per i nostri concittadini. Stamattina siamo riusciti ad avere alle prime ore, quindi FMedery appena fatto giorno, un ulteriore Canadair che sta facendo lanci in continuo e che adesso sicuramente, così come ho avuto modo di parlare anche con gli amici e colleghi dei Vigili del Fuoco, mi dicono che la situazione sta iniziando ad evolvere in senso positivo. Fatta l'attività di spegnimento c'è un'attività di bonifica. L'attività di bonifica, cioè quelle fumaiole che vediamo che rimangono sui terreni bruciati, sono sempre dei possibili incendi che possono riprendere grazie anche a delle condizioni meteo avverse, quindi il vento, questo vento che quest'anno ci ha accompagnato un po' per tutta la stagione estiva, ha rappresentato un elemento di pericolo in più. A questo dobbiamo ovviamente cercare di fare un'attività di prevenzione, proprio di educazione nei confronti dei cittadini. Se vogliamo bene al nostro patrimonio arboreo, al nostro territorio, dobbiamo in questo periodo, fino a quando non ci saranno le prime piogge, ma io direi non proprio neanche le prime piogge, bisognerebbe proprio cambiare atteggiamento e fare un'attività di educazione civica, comportamentale, perché l'attività di educazione può rappresentare veramente l'unico deterrente a questi incendi che si possono verificare.